22.000 euro per mettere in sicurezza l'ex scuola di Roncaglia, realizzare un parco giochi e a breve anche un campo da volley, basket e tennis. Il contributo è stato raccolto da ANPAS e donato al Comune di Piacenza, anche grazie all'evento musicale organizzato l'anno scorso al Palabanca di Piacenza da Matteo Magni, Andrea Baldini, Gianmarco Bagutti e circa un centinaio di altre persone. Innanzitutto dobbiamo ringraziare i piacentini perché hanno creduto in ANPAS e ci credono tutt'oggi per l'emergenza che svolgiamo. Infatti oggi, dopo un annetto circa, destiniamo quelli che sono i fondi che avevamo raccolto a Piacenza e nella provincia di Piacenza per l'alluvione. Quindi raccolta fondi in realtà che abbiamo fatto su tutta la regione, destinati ovviamente alle zone colpite dall'alluvione, e quindi con il nostro coordinamento provinciale, ma con l'ok ovviamente del Consiglio regionale di ANPAS, si è deciso di devolvere una somma di circa 22.000 euro di fondi raccolti all'ex scuola di Roncaglia che venne colpita dall'alluvione. Si è valutato, come si vede anche dalla planimetria, di implementare l'area già in parte riqualificata e destinata a parco giochi per i bimbi con un'altra parte destinata invece a un momento di carattere ludico sportivo dedicato un po' più ai grandicelli, quindi con un campo di mini tennis, di mini volley e un canestro appunto per la pallacanestro, in modo che la scuola di Roncaglio, l'ex scuola di Roncaglio, diventi veramente il centro aggregativo di tutta la frazione da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, di intrattenimento a favore delle famiglie e dei piccoli. ANPAS nei prossimi giorni devolverà altri 10.000 euro ad un comune della Valnure che aveva subito i danni dell'alluvione.